Renato Russo, vicepresidente nazionale dell'UNOSNAG, oltre che responsabile provinciale di Foggia del sindacato che è collegato a Confcommercio e che riunisce il 99% delle edicole foggiane, cioè quelle edicole che resteranno chiuse il 24, 25 e 26 giorno di elezione per uno sciopero. Perché Renato? Allora, innanzitutto vorrei precisare che noi lo confermiamo, lo ribadiamo perché c'è stata un po' di confusione in quest'ultimo periodo, in quanto altri sindacati hanno ritenuto di ritirarlo, secondo me errando, perché noi non siamo soddisfatti di quelli che sono stati dei semplici inviti fatti dai vari segretari generali dei partiti come Bersani o anche lo stesso Vendola, o dallo stesso invito fatto dal sottosegretario Belluffo, perché in poche parole di fatto non è cambiato nulla. Andremo a ripetere le solite cose che abbiamo già detto da anni, quando invece volevamo dei segnali sicuramente più forti e soprattutto che anche la componente che noi riteniamo essenziale per la quale abbiamo proclamato lo sciopero, cioè la Federazione Italiana Editori, si esprimesse. Invece è rimasta nel silenzio più assoluto, un silenzio assordante che noi non possiamo più accettare e per il quale invece chiediamo che si prendano degli interventi seri. Cosa chiedete in sostanza? Beh, noi in sostanza chiediamo due cose. Una nei confronti del governo che ci ha inserito in un calderone delle liberalizzazioni che di fatto ha rafforzato il potere di alcuni soggetti privati, cioè dei distributori locali, senza offrire nulla di interessante al consumatore. Il prezzo dei quotidiani rimane invariato, le quantità non le possiamo noi determinare. Oggi l'unica cosa che cambia è che tutti volendo potrebbero aprire un'edicola, ma di fatto chi decide se aprirlo o meno non è più una concertazione che serviva a garantire un servizio pubblico, ma è un interesse economico dettato da un unico soggetto monopolista che fornisce i rivenditori e pertanto il distributore locale. Dall'altra parte, siccome noi di fatto non vendiamo prodotti commerciali puri, ma vendiamo informazione, chiediamo di essere non solo tutelati da questo punto di vista, non perché si voglia essere una lobby e quindi si voglia mantenere qualcosa di statico, ma siamo pronti anche a discutere di quelle che possono essere le evoluzioni delle stesse liberalizzazioni, ma dall'altra parte dobbiamo essere coinvolti a 360 su queste liberalizzazioni. Invece, chiediamo agli editori di essere sicuramente più protagonisti di quella che è una crisi del settore che oggi non è più sostenibile, accentuata da una crisi mondiale che ha coinvolto tutti e quindi non per ultimo, ma forse per primi, i rivenditori dei giornali perché offrono un prodotto che può essere considerato un bene di lusso più che un bene, come dire, di prima utilità e che ci permettano di poterla un minimo governare, un minimo gestire. Invece il settore è stato abbandonato a se stesso da troppi anni, ecco perché un invito dei tanti, secondo noi, non può essere elemento per sospendere un'azione così importante di protesta. E si chiede una partnership, cioè noi vogliamo essere partner degli editori, non sfruttati, utilizzati e io dico anche in modo non corretto, perché basti pensare solo all'operazione degli abbonamenti, noi avevamo dato la nostra disponibilità per rilanciarli e invece dall'altra parte ci è stata negata, o quantomeno avendoci offerto degli aggi dimezzati, è evidente che non si poteva avere una risposta positiva. Notizia nella notizia, Foggia è la città che avrà le edicole, forse l'unica città in tutta Italia, avrà il 99% delle edicole chiuse, proprio perché sono tutte affiliate allo SNAC. Beh, non solo Foggia, ci saranno sicuramente tante piazze dove io dico, e mi permetto, quando si fa del sindacato, dove prima si dà più importanza a quelli che sono i valori dell'amicizia, perché poi abbiamo tutti i colleghi che sono amici tra di loro, che si sentono quotidianamente anche per superare le problematiche del loro stesso lavoro, e poi si fa sindacato in merito a quelle che sono le operazioni più tecniche, più diciamo legate all'aspetto sindacale, è evidente che il risultato non può mancare. Noi oggi siamo convinti che l'adesione delle edicole nasce in assoluto dal fatto che siamo un gruppo
attivo che ci confrontiamo quotidianamente. Chiedere ai rivenditori, ma a qualsiasi attività, che siano tabaccai o benzinai, di chiudere solo perché si ha una tessera, io non credo che nessun sindacato lo può fare. E credo che questo sia anche uno dei problemi che ha determinato il ritiro da parte di altre sigle. Qualche dato sullo sciopero: quante edicole sono in provincia di Foggia e quante resteranno chiuse? E in che modo, se resteranno chiuse, lo faranno? Allora, sicuramente ci sarà da fare dei distinguo, perché ci sono le edicole della provincia che sono delle edicole più complesse, perché sono promiscue, vendono altri tipi di prodotti come potrebbero essere i tabacchi o come potrebbero essere i giochi o come potrebbero essere anche librerie, e quindi è evidente che chiedere una chiusura totale forse non è così semplice, ma sicuramente avremo il contributo delle stesse di non vendere i prodotti editoriali, quindi ci hanno rassicurato che continueranno a svolgere lavoro per quelle che sono le attività forse anche prevalenti, ma dall'altra parte sicuramente ci hanno comunicato la loro disponibilità a partecipare allo sciopero attivamente, quindi non vendendo i quotidiani e non vendendo, coprendo le pubblicazioni settimanali o anche mensili. A Foggia su 63 edicole 58 saranno chiuse? Allora, su Foggia ci sarà sicuramente una buona adesione. Anche su Foggia, devo dirlo, abbiamo delle attività così come le ho descritte prima. Ci sono delle tabaccherie, delle librerie, ci sono delle attività che hanno delle, diciamo, difficoltà nel chiudere la sala cinesca. Però sicuramente tutte quelle che sono più edicole pure, che vendono solo quotidiani, ci hanno comunicato la loro disponibilità a farlo. Sicuramente ci sarà difficoltà in quei 3 giorni a trovare un quotidiano. Chiaramente, devo anche dirlo, ci saranno 4-5 colleghi, proprio perché appartenenti ad altri sindacati, che invece non hanno gradito, non hanno, nonostante da me contattati, deciso di collaborare in un senso più che di sigla, di io dico partecipazione tra colleghi, e quindi sicuramente questi saranno aperti e offriranno il loro servizio. Però è evidente che noi non possiamo preoccuparci di 5 edicolanti che decidono di aprire se poi dall'altra parte dobbiamo dare un segnale, anche perché io non credo che ci saranno altre occasioni per poter dimostrare che la categoria ha una reale sofferenza e che quindi ha la necessità di farlo sapere all'opinione pubblica, perché oggi è più facile che si sappia che la Fiat abbia dei problemi, ma non che ce l'abbiano gli edicolanti. Siccome il comparto degli edicolanti coinvolge 50.000 famiglie, io ritengo che sia importante che questo segnale arrivi. È sintomatico anche che la politica si accorga di voi proprio quando ha più bisogno di voi? Beh, questo è un classico dei comportamenti preelettorali. È evidente che i messaggi che secondo me ci sono arrivati dalla politica, che poi sono dei messaggi, io dico anche, che non dicono nulla, perché chiedono semplicemente di non chiudere, come se ci dicessero: se volete poi fare delle proteste, fateli in un contesto diverso, perché c'è il periodo dell'informazione che deve essere garantito dopo le elezioni. Invece noi non a caso abbiamo scelto queste date, perché è evidente che o sceglievamo le elezioni o l'anno prossimo i mondiali o l'altro anno ancora un altro evento importante per poter fare clamore. Se lo facciamo in un lunedì, martedì, mercoledì anonimo, io penso che l'effetto non possa che non essere lo stesso. Come mai i suoi colleghi non hanno capito fino in fondo questo? Beh, ripeto, sicuramente ci sono dei colleghi che o non sono iscritti a sindacati o sono iscritti a sindacati ma forse non conoscono neanche chi li dirige, e ci sono altri che, beh, io posso dire uno che mi ha colpito, simpatico, un anziano di oltre 70 anni che mi risponde dicendo: sono troppo vecchio per queste cose. E quindi è normale che ci sia comunque la persona che possa anche non, forse anche da esperienze passate, io adesso non lo so, però possa anche non crederci, questo è evidente. Però dall'altra parte io sono rimasto assolutamente piacevolmente colpito dalla disponibilità che mi hanno offerto i colleghi.